E insomma, da questa parte Gigi, come dicevamo, si respira da mattina a sera atmosfera di ciclismo. Jan Polans della Lampre-Merida, lo ricordiamo come recente vincitore della tappa della Vetona nel giro 2015, Luca Mege che lo scorso anno si impose a Trieste, e poi Luca Pibernik della Lampre, l'attuale campione sloveno in carica per questo 2015. Sì, sicuramente Mege è il corridore più popolare qui della zona, perché è un grande corridore capace di vincere grandi corse, sia al giro, grandi tappe al Giro d'Italia, al Giro di Spagna, quindi un corridore ancora giovane. Allora, questa è la planimetria, lo sviluppo vedete riporta ancora 102 km 500 totali, ma l'hanno accorciata di 1,5 km circa. Comunque non saranno questi 1500 metri, Gigi, ecco, sì, l'altimetria. Come vediamo l'altimetria, c'è un gran premio della montagna ma a un'altitudine irrisoria, 3 km, pendenza 1,5%, la possono superare tutte le atlete, ma è lontana dall'arrivo perché dopo 38 km, quindi ci sono circa 53 km per recuperare. E allora, queste immagini arrivano dalla Moto 1 di Francesco Simone Nazareno Agostini. Vedete il gruppo dopo un giro turistico all'interno della cittadina di Kamnike, adesso si è portata al chilometro zero e sta prendendo il via. È possibile, Gigi, che fin dalle prime battute, come sempre succede in questo tipo di tappe, assisteremo a tentativi per andare ad allungare? Sì, è un classico, perché sono quattro le tappe in programma del 26esimo Giro Rosa, Giro Ciclistico d'Italia Femminile Internazionale, organizzato dalla 4R ASD, direttore generale organizzazione Beppe Rivolta. Quindi oggi, domani, dopodomani, quindi a seguire abbiamo queste tappe per velociste, e poi finiranno le tappe per loro. Ci saranno in programma una tappa per di media montagna, una tappa per scalatrice, e lo stesso ancora il giorno dopo, una tappa di media montagna e una tappa per scalatrice, per concludere nelle ultime due tappe, che sono le più insidiose per quanto riguarda la cronometro, una cronometro individuale di 21 km 700 metri, e l'ultima tappa con arrivo a San Domenico di Varso, altitudine 1600 metri, 11 km di salita, pendenza 8%. E allora, come vi dicevamo, incastonata tra le Alpi di Kamnike e quelle della Savinia, con queste immagini vedete, lo stiamo testimoniando, e intanto davanti, come puntualmente previsto, sono cominciati gli scatti e i controscatti. Allora andiamo a dare un'occhiata in questa fase con la numero 94 della Fassa Bortolo, Sara Griffith della Top Gel Fassa Bortolo, il primo tentativo, e poi la 124, questa è la conosciamo bene perché la Jerusalem Kelil è la campionessa etiope, una di quelle rappresentanti che, come abbiamo detto più volte, Gigi, allargano la frontiera del ciclismo. Sì, è proprio così, il ciclismo internazionale in forte crescita in tutto il mondo, questa è la dimostrazione che ci sono tantissimi atleti, e qui sono atleti che stanno cercando sicuramente un po' di ribalta, un po' di fare i puntati su di loro, anche perché si ritengono battute in volata, stanno cercando di portare via una fuga che possa mettere in difficoltà le velociste. E allora, con queste immagini siamo dopo una venticinquina di chilometri dalla partenza, c'è questa iniziativa in atto con Sara Griffith e la Kelil, il vantaggio oscilla intorno ai 30 secondi, ma lo abbiamo visto, insomma, le tengono, la guardia del gruppo le tengono a un tiro di schioppo. Adesso invece siamo passati sulla fuga che ha controdistinto la tappa. Pier Giorgio, tre grandi atlete all'attacco, atlete fortissime, e Jasinska Malgorasa, campionessa nazionale polacca della Aleci Pollini, la squadra di Federico Zecchetto e Alessia Piccolo, diretta da Fortunato Laguanti, e l'ex campionessa Fabiana Luperini, vincitrice di 5 Giri d'Italia e 3 Tour de France, la seconda atleta della Kovrig, della Ben Big polacca,
polacca della classe 94 giovanissima, e la terza è Hoffmann, classe 97 della Lotto Sudal lussemburghese. Intanto Gigi, abbiamo visto il passaggio al traguardo volante di Scoffialoca, è passata per prima l'atleta della Le Cipollini Malgorzata Janzinska, poi la rumena Anna Maria Kovrig, e in terza posizione la lussemburghese Chantal Hoffmann della Lotto Sudal. E qua eravamo praticamente intorno al chilometro numero 39 e con le immagini in questa sintesi siamo passati all'attacco della salita che ci porterà al GPM di Lucine dopo una sessantina di chilometri. Sì, la Malgorzata è l'atleta che sta dando il maggior impulso alla fuga, massimo vantaggio al chilometro 50, 2 minuti e 52 secondi, il vantaggio è ancora abbastanza sostanzioso intorno ai 2 minuti, un po' in difficoltà la Hoffmann su queste prime rampe della salita. E allora davanti, lo vedete adesso, sta sempre conducendo con il dorsale 152 la Kovrig, questa è Anastasia, questa è la Kovrig, chiediamo scusa, eccola qua, la Kovrig con la maglia di campionessa di Romania, Anna Maria Kovrig della V-Pink, la classica, intanto continuano ad insistere, adesso va a dare cambi regolari la campionessa polacca Janzinska Malgorzata e poi c'è l'atleta della Lotto Chantal Hoffmann. Questo è il terzetto che continua ad insistere, un vantaggio che adesso si aggira intorno ai 2 primi e 30 secondi, Gigi. Sì, direi che comincia a pensierire un po' il gruppo, perché ci sono questa atleta bassista, la Hoffmann, in questo momento sta accusando la fatica della lunghissima fuga, mentre le altre due atlete si alternano in testa con tirate stupende, soprattutto la polacca è quella che sta dando il maggior impulso, infatti in difficoltà la Hoffmann. Allora la Hoffmann non riesce a tenere il passo, anche perché ovviamente le caratteristiche sono diverse rispetto alle altre due, che sanno andare molto meglio quando la strada comincia a salire, quindi è la Hoffmann che si sta staccando, siamo, lo ripetiamo, intorno al chilometro 62, davanti a fare l'andatura le campionesse di Polonia e Romania, Malgorzata Janzinska e Anna Maria Kovrig. E adesso vedete la Hoffmann comincia ad accusare, ovviamente il passo è diverso, comincia ad accusare almeno 250 metri di ritardo, e quindi pensiamo che non riuscirà più a trovare né la voglia ma soprattutto le energie per andare a chiudere e riportarsi ancora sulla coppia di testa. Sicuramente sarà così, Pier Giorgio, verrà subito ripresa da parte del gruppo che sta rinvenendo fortissimo e quindi è in difficoltà, non rientrerà più. Adesso vediamo le due attaccanti, sempre il maggiore impulso è della polacca che sta spingendo un rapporto abbastanza lungo, hanno secondo me qualche probabilità di riuscita, perché sono due grandissime atlete, forti sul passo, si difendono bene anche in salita, ma è chiaro che Radio Corsa ci dichiara che già la Vigol Onta è tutta schierata in testa al gruppo in appoggio di Giorgia Bronzini. Sì, hanno lasciato un po' fare, ma a questo punto naturalmente anche in previsione del passaggio del GPM le squadre delle velociste cominciano a prendere in mano l'iniziativa, dietro le terranno certamente a tiro, perché questa è una tappa che fa troppo gola alle ruote veloci per lasciarla andare così. E intanto vedete però che l'azione delle due davanti continua con passo regolare, come testimoniano queste immagini anche oggi, una giornata stupenda, un caldo certamente inusuale per queste latitudini, siamo ben oltre i 34 gradi centigradi. La giornata è splendida, c'è un bel cielo azzurro e da queste parti insomma la natura la fa da padrone, non potrebbe essere diversamente, lo dicevamo. Siamo in quella fascia di Mitteleuropa che gli appassionati della montagna conoscono molto bene, quella fascia della Mitteleuropa che non solo dal punto di vista naturalistico ma anche dal punto di vista culturale ha lasciato un segno indelebile nei secoli scorsi. E adesso torniamo a seguire ancora la campionessa di Romania alla ruota di Malgorzata Janzinska con il dorsale 41, vedete continua l'atleta della Cipollini. Ma gli ha chiesto tirare, il cambio, chiesto adesso il cambio, sì, perché era già da un po' di chilometri che sì, stava davanti alla
Kovrig che adesso ci sta provando, però non ha la potenza della polacca. Infatti adesso l'affiancata gli aveva detto anche qualcosa, gli ha detto: guarda, io passo in testa, però non ho la tua potenza in questo momento, cerchiamo di superare il Gran Premio della Montagna per poi essere più competitiva. E infatti la Jędrzejczyk si è adeguata alla frequenza di pedalata. Sì, infatti si è visto subito che era rallentata l'antadura, ma Biagio, come tu stavi dicendo, queste sono tutte tappe abbastanza corte, intorno ai 100 km, alcune addirittura con un chilometraggio inferiore, vengono corse tutte a tavoletta, pronti via, non c'è mai un attimo di tregua, quindi veramente grande spettacolo a Giro Rosa femminile. Continua l'azione di questa inedita coppia che si è formata lì davanti, dietro intanto ovviamente la Bigla, anche se crediamo Anne Mikman Vleuten oggi abbia poche possibilità di riuscire a difendere la maglia rosa, anche perché i distacchi dopo il cronoprologo d'apertura non sono eccessivi, e soprattutto perché ci sono atlete che si sono difese molto bene ieri nel cronoprologo e in uno sprint anche affollato, potranno dire la loro. Ma cerchiamo di non anticipare troppo i temi, Gigi, continuiamo a seguire questa azione della coppia di campionesse di Polonia e di Romania. Adesso torna la Kovrig davanti a fare l'andatura, a dare un cambio a Margorzata Jędrzejczyk, che si è accodata più che sulle code, praticamente in parallelo. Sì, questo è un attimo che sta respirando un po', sta cercando di recuperare l'atleta polacca, e sicuramente quando va in testa lei, come in questo momento, aumenta la cadenza. Tra l'altro sono due atlete non pericolose per quanto riguarda la classifica, Pier Giorgio, per cui le squadre che puntano a vincere il Giro Rosa non sono in testa a tirare, non hanno nessuno interesse, tocca soltanto alle squadre delle velociste, che non sono molte poi le velociste al Giro Rosa, e la squadra più interessata è la Vigol Honda, che in questo momento in testa. Un'altra squadra che potrebbe essere interessata all'inseguimento è la Aleci Bollini, dal momento che hanno Annalisa Cucinotta, la velocista friulana, insieme a Marta Tagliaferro, ma non hanno interesse perché hanno la sua compagna di squadra polacca, la campionessa nazionale, quindi la situazione in questo momento per questa squadra è abbastanza favorevole. E poi dulcis in fondo la Raboliv, che naturalmente è lo squadrone di Marianne Vos, che quest'anno, lo ricordiamo, non partecipa a questo Giro d'Italia, ma schiera ovviamente una batteria d'atlete impressionanti, a partire dalla bicampionessa del mondo Pauline Ferrand-Prévot. Ma in questa tappa, dopo la crono di ieri, ovviamente ha atlete che potrebbero andare a strappare la maglia rosa a Annemiek van Vleuten, e mi riferisco soprattutto a Lucinda Brand, Roxanne Knechtman e Anna van der Breggen, anche se la van der Breggen immagino non andrà ad impegnarsi proprio in prima persona, però insomma Lucinda Brand è sicuramente dotata di uno spunto, sì, molto interessante. Sì, molto, molto interessante, abbastanza veloce, quindi dal momento che ci sono questi abbuoni, 10 secondi alla prima, 6 secondi alla seconda, 4 secondi alla terza, anche ai traguardi volanti, perché gli basterebbe anche arrivare terza a un traguardo volante per conquistare un secondo d'abbuono e passare in testa alla classifica. Quindi potrebbe oggi giocare proprio in gioco questi abbuoni per quanto riguarda la classifica finale. Tra l'altro ieri, a parte la Vleuten, che ha cambiato squadra, lo scorso anno correva proprio con la Raboliv e ha ottenuto un grandissimo successo, ma la seconda, la terza, la quarta e la quinta sono tutte atlete della Raboliv, quindi una grandissima prestazione di questa squadra. E intanto siamo ai 500 metri dal GPM, come vi avevamo segnalato, di Lucine. Adesso andremo a vedere quale sarà l'ordine di passaggio a questo Gran Premio della Montagna di terza categoria. Saliremo fino a 571 metri sul livello del mare, una salita che, come diceva Gigi, non presenta particolari difficoltà. Abbiamo parlato, Gigi, della formazione diretta da Cosmo Renault, dello squadrone della Raboliv. Hai parlato, hai fatto riferimento alla Vigol Honda, ma in questa fase non possiamo dimenticare anche la VelocioSRAM, con una velocista, una ruota veloce come Barbara Guarischi, ma soprattutto con la capitana Lenia Mialusi, che sarà
l'atleta principe per fare classifica, dopo, soprattutto dopo il successo recente di Baku. Sicuramente una grande occasione per Barbara Guarischi, dal momento l'atleta lombarda, 24enne, cambio di squadra, lo scorso anno correva con Alecci Pollini, è un'atleta molto forte emulata, ha tutta la squadra a disposizione, quindi potrebbe essere oggi una grande occasione per lui, ma io ritengo per Giorgio la grande favorita Giorgia Bronzini, perché ha uno squadrone a disposizione, l'ha dimostrato, una che vince due campionati mondiali su strada, un campionato mondiale su pista, una vera fuoriclasse. Allora, stanno per arrivare al GPM, davanti adesso c'è Anna Kovrig, vedete va fuori sella, va sui pedali, ma naturalmente ha un altro passo, ma Gozata Jasinska, non crediamo, come puntualmente si sta verificando, che la polacca possa lasciare questo GPM alla sua collega rumena. Infatti due pedalate e se ne va Gigi, va a conquistare il primo GPM di questo giro rosa, quindi prima la Jasinska, in seconda posizione passa la Kovrig, che lo ricordiamo che ci sono punti importanti per la maglia verde. E intanto vedete davanti la Jasinska non si ferma, continua nella sua azione, pedala, e adesso andremo a vedere mano a mano tutte le altre atlete che stanno arrivando al GPM dietro la Kovrig. Il passaggio sul GPM di Lucina Gigi con Malgorzata Jasinska, che è andata a precedere Anna Maria Kovrig. Dietro il gruppo si sta frazionando, stanno però riducendo il distacco, che è a non più ormai di un primo e 30 secondi. Sì, il gruppo sta guadagnando, è rivenuto a un certo momento, addirittura si era avvicinato tantissimo, circa 40 secondi, poi il gruppo ha avuto un attimo di tentennamento, in questo momento il vantaggio è ancora un vantaggio importante, siamo intorno al minuto, l'accordo è perfetto tra le due attaccanti e qui sembra che stiano facendo un cronometro a coppie, stanno spingendo il massimo rapporto, sarà un finale emozionante. E allora si sono ricongiunte dopo che Malgorzata Jasinska, sull'abbrivio dello scatto per andare a conquistare il GPM, aveva cercato di allungare, in discesa Anna Maria Kovrig è riuscita a chiudere il gap e adesso vedete stanno lì ancora a guidare questa tappa, cambi regolari, ma con queste immagini andiamo nel gruppo delle prime inseguitrici e dietro ovviamente hanno cominciato a pestare in maniera decisa per andare a riprenderla, anche se, come diceva Gigi, il vantaggio ancora anche, è importante. Il vantaggio è sostanzioso, ma anche da parte del gruppo non è quel ritmo forse nato, dal momento che il gruppo è un po' allargato nella carreggiata, ci sono soltanto le prime due atlete in fila indiana, non c'è quel classico treno che sta cercando tutto per chiudere sulle due attaccanti. Allora, intorno al chilometro 66 siamo con un vantaggio di 1,18, ma ci segnala Radio Corsa che dietro l'andatura del gruppo è decisamente aumentata rispetto a quella delle due battistrade. Due battistrade che continuiamo a vedere inquadrate adesso, Kovrig e Jasinska, Kovrig davanti sempre a fare l'andatura, ha recuperato qualche energia anche perché questo tipo di terreno ovviamente le è più congeniale, Gigi, quindi riesce a dare una mano alla Malgorzata Jasinska, però ripetiamo, insomma, dietro cominciano ad andare di buon passo nelle prime posizioni la campionessa sudafricana Ashley Molman-Peugeot della Bigla, poi Catherine Garfoot, la atleta colombiana Lozano Ramirez della Michela Fanini, queste sono le atlete che si sono messe più in evidenza, avete visto con questo bel primo piano dedicata alla portacolori della formazione IMPA Bianchi e Giusfredi, con l'atleta della Lituania Daiva Tuslaite e Tatiana Ryabchenko. Poi via via vedete adesso stanno avanzando anche le altre formazioni davanti a fare l'andatura, a cercare di andare a chiudere la Bols Dolmans, che è ovviamente una delle squadre più importanti di questo giro e che si assume giustamente
Gigi, a questo punto l'onere e l'onore di andare a chiudere sulle due insegne, sì, anche sulle perché due fuggitive. Hanno una velocista olandese, Chantal Black, quindi tra l'altro poi una squadra che è interessata per quanto riguarda la vittoria finale, quella fuoriclasse britannica Armistead, la posizione migliore è correre sempre davanti al gruppo per evitare le salite, e quindi una squadra forte, le squadre forti devono correre tutte in testa, ma comunque cominciamo a vedere proprio in testa al gruppo nelle primissime posizioni la squadra di Giorgia Bronzini, mentre i due attaccanti continuano con un ritmo forsennato. Fino in questo momento non c'è stato nessun segnale di crisi tra le due attaccanti. Abbiamo visto nel gruppo Sharon Loves a provare della bigla, a provare ad allungare e soprattutto a cercare di serrare ancora di più. Intanto il vantaggio sta scemando praticamente a vista d'occhio, adesso è sotto il minuto, è circa sui 40 secondi, vedete davanti continuano ancora ad impegnarsi Jasinska e Kovrig, ma a questo punto insomma diventa davvero davvero difficile riuscire ad alimentare ancora questa fuga perché dietro non lasciano più spazio. Eh sì, ricordiamo intanto, ho accennato che ci sono quattro tappe per velocisti, questa sera dopo la tappa trasferimento nel Trevigiano, domani seconda tappa. Si rientra in Italia. Si rientra in Italia, comunque siamo stati molto bene in Slovenia, veramente ho visto delle cose stupende, dei grattacieli, una città pulita, una città bella, una città dove si può vivere. Domani seconda tappa, Gaia. Diciamo pure che il clima che ci ha accolto era molto simile a quello italiano, con queste giornate caldissime. Forse è un po' più caldo. Seconda tappa, Gaiarine, come ho detto in provincia di Treviso, Santa Fior di chilometri 121. Per quanto riguarda lunedì, Curtarone in provincia di Mantova, con arrivo al capoluogo Mantova, chilometri 127.500, è la tappa più lunga del Giro Rosa. La quarta tappa, Pioltello Milano, Pozzo d'Adda sempre Milano, sempre tappa per velocista, 103 km, quindi in queste prossime tappe sarà un festival per le atlete veloci. E adesso la bigla davanti, vedete, sta serrando ancora di più i tempi, oltre alla Sharon Loos è avanzata anche Clara Kopenburg, la tedesca, giovanissima tedesca, classe 1995, non ancora ventenne perché è nata il 3 di agosto, approfittando anche di questo tratto di falso piano, la strada che va leggermente in discesa, vedete anche la maglia rosa è salita, quindi insomma davanti è la formazione di Annemiek van Vleuten, quella che si incarica in questo momento di andare a chiudere. Sì, la squadra della maglia rosa per difenderla deve stare sempre nelle primissime posizioni, non la vediamo proprio in testa, però nella prima posizione del gruppo, nelle retrovie in terza quarta posizione è la posizione ideale per proteggere la maglia rosa. E allora Molman, abbiamo visto Molman Peugeot, Sharon Loos, Kopenburg e Annemiek van Vleuten, questo è il quartetto della bigla Pro Cycling. Intanto siamo ai meno 20 dall'arrivo con le due fuggitive che continuano nella loro azione, la polacca Malgorzata Jasinska e Anna Maria Kovrig, campionessa di Romania. Tra l'altro il vantaggio delle fuggitive è aumentato a 1 minuto e 25 secondi, quindi grande prestazioni veramente delle due fuggitive, stanno dando il tutto per tutto, la dimostrazione della grande condizione soprattutto della polacca, perché c'è stata una sorta di elastico perché intorno al 25esimo chilometro erano arrivate ai meno 55, sì, poi a 25 chilometri all'arrivo erano arrivate a 55 secondi, adesso invece l'impulso è ripreso ancora di più in testa al gruppo, in testa alle due fuggitive, e stanno aumentando il vantaggio. Dicevo, la polacca in grandissima condizione perché recentemente si è laureata campionessa polacca su strada in Polonia, in grande crescita del ciclismo sia femminile che maschile, uno su tutti Maika, la grande rivelazione della scorsa stagione per quanto riguarda i professionisti maschili. Impegnato naturalmente, sì, al sarà Tour una, de France. Sarà una delle pedine fondamentali per quanto riguarda Alberto Contador, anche se questi segnali che ci sono stati, soprattutto nelle corse che ci sono state in questi ultimi giorni, al Giro di Svizzera non ho visto Maika nelle grandissime condizioni dello scorso anno. E allora davanti vedete ancora la bigla, sempre la formazione svizzera a fare l'andatura, sempre con Kopenburg,
poi in terza posizione abbiamo visto la maglia rosa, adesso è scivolata in quarta posizione la maglia rosa Annemiek van Vleuten, davanti ha piazzato Molman Peugeot, Cobbenmurk e Sharon Lose. Questa è la bigla che da qualche chilometro è andata ad incaricarsi di cercare di tornare a rimontare sulle due fuggitive, perché appunto nel momento di distrazione, Gigi, come abbiamo visto, il vantaggio era tornato oltre il minuto. Intanto possiamo fare una panoramica per Giorgio per quanto riguarda le squadre del Giro Rosa. Abbiamo parlato già della Rabo Live, una delle squadre più forti, qui sicuramente Ferran, Preau, secondo me si sta nascondendo soprattutto per sferrare l'attacco nella parte finale, nelle ultime due tappe del Giro Rosa. Per quanto riguarda l'Origa, qui l'Origa abbiamo veramente la nostra atleta fortissima, ieri nel prologo la prima italiana, settima classificata, Valentina Scandolara, la veronese, un'atleta completa, va forte anche in salita, si difende su tutti i percorsi. Per quanto riguarda la Lecce Bollini con la Malgorzaga, oggi grandissima protagonista, Elena Berlato da segnalare, Francesca Caus, tra l'altro domani corriamo proprio sulle strade di casa, attesissima nella seconda tappa, sarà sicuramente la grandissima protagonista, le due velociste Annalisa Cucinotta insieme a Marta Tagliaferro, Dalia Muccioli, ex campionessa italiana che abbiamo visto in forma soprattutto nella prova di Filadelfia, la sesta prova della Coppa del Mondo, e l'atleta brasiliana Flavia Maria Oliveira, un'atleta molto forte, l'atleta su cui puntano per la classifica. E intanto attenzione Gigi, perché dietro il ritmo è decisamente cambiato, abbiamo visto Fortunato Laquaniti, il direttore sportivo in ammiraglia della Lecce Bollini Calasia, passare una borraccia a Malgorzata Jazizka e dare anche indicazioni preziose, probabilmente oltre alle indicazioni avrà dato anche il tempo, il vantaggio che sta rapidamente diminuendo, siamo intorno ai meno 17 e il gruppo spingendo è riuscito a riportarsi ai 55 secondi. Adesso vedremo davanti come sapranno difendersi le due, Kovrig e Malgorzata Jazizka. Certo è che però insomma diventa una lotta impari a questo punto, Gigi. Sì, ma chiaramente queste siamo abituati a vedere sempre questi finali, fuga in corso sin dalla partenza e poi questi finali entusiasmanti, che fortunatamente ogni tanto le atlete che attaccano riescono anche a concludere, a giocarsi la vittoria, e oggi secondo me ci sono molte probabilità che le due atlete ce la possono fare, perché rimane sempre il vantaggio superiore al minuto. È chiaro che poi quando si arriva agli ultimi 10 chilometri, quando si mettono in testa i treni delle squadre con le grandissime passiste, fanno presto a chiudere sulle due fuggitive. Allora abbiamo visto tornare pesante la pedalata di Anna Maria Kovrig, anche se adesso vedete cerca di tenere in qualche modo il passo della Jazizka, molto più regolare la campionessa di Polonia, ma lo ripetiamo, hanno anche loro la sensazione netta che si sta diminuendo il vantaggio. Questo invece è la testa del gruppo con Annemiek van Vleuten, con le due compagne di squadra Sharon Lose, Clara Cobbenburg, Sharon Molman, Ashley Molman Pasio, e adesso tutte le altre stanno cercando di salire, a cominciare anche dalla Joelle Nuanville, la canadese Nuanville, eccola qua inquadrata dalla nostra Francesca Portinari in questo primo piano. Insomma la bigla si sta impegnando, ha ovviamente l'onere della maglia rosa, non potrebbe essere diversa. Sì, tra l'altro è gasata del grande successo di ieri, le altre squadre, la nazionale messicana, una squadra molto forte con atlete che vanno forte in salita, la Vigle Honda, non c'è bisogno di dirlo ancora, Elisa Longo Borghini, l'atleta più forte per quanto riguarda la classifica, ma attenzione insieme a Mara Abbott, già vincitrice di due Giri d'Italia, Giorgia Bronzini e la velocista della squadra, tutte le altre a disposizione di queste tre atlete, la Boz Dolmans con la grandissima Armistead, l'atleta britannica in testa alla Coppa del Mondo, vincitrice di due prove di questa prova, la Stana presenta Marika Campagnaro, l'unica italiana in squadra, quindi un'italiana da seguire perché ha la possibilità di fare la propria corsa, la Trecolli Forno d'Asilo, la squadra di Ghirio, di Franco Ghirio e Maurizio Fabretto, presenta Olena Novikoga, un'atleta molto forte sul passo e molto forte anche a cronometro.
quadro. Allora, abbiamo visto la campionessa canadese Joëlle Noanville esaurire il suo compito, adesso è stata la Mulman Peugeot a dare il cambio. Ci sono ben 5 atlete della Bigla, compresa la maglia rosa Annemiek van Vleuten, davanti a dare la caccia alle due fuggitive, Malgorzata Jadziska, la campionessa di Polonia, che adesso è in prima posizione, e Anna Maria Kowrik che la sta seguendo a ruota, sta cercando di fare il possibile per tenere il passo dell'atleta della Aleci Polini Galassi. Sì, finora nessun segnale di cedimento, un accordo perfetto, anche se magari hanno un po' alleggerito il rapporto, non stanno più spingendo il rapporto lunghissimo, un rapporto chiaramente più agile perché cominciano a sentire un po' di fatica, però il ritmo è sempre intorno in questo tratto pianeggiante ai 45 km orari. Mancano 15 km all'arrivo. E allora, ai meno 15 km all'arrivo, attenzione perché è rapidamente diminuito il vantaggio del gruppo. Adesso Radio Corsa ce lo segnala a non più di 20-22 secondi. Davanti vedete sempre la formazione di Annemiek van Vleuten, la squadra svizzera della Bigla, che sta cercando di completare l'opera e di andare a chiudere. Sono tutte lì davanti, Gigi, ne ho contate, se non ho visto male, ne ho contate 7, davvero, sì, anche perché tutte lì, anche Doris Schweitzer è salita, la svizzera Doris Schweitzer. Anche perché adesso la squadra della maglia rosa è in testa dal momento che vede che non vanno più le squadre delle velociste, non riescono a chiudere sulle due fuggitive, sulle due attaccanti, e tocca a loro, alla Bigla, alla squadra svizzera, uno squadrone tra l'altro con un grandissimo budget, e tentano tutto per tutto per confermare la maglia rosa in queste quattro tappe che ci saranno per velociste. Insomma, indossare la maglia per 5 giorni al Giro d'Italia, al Giro Rosa, è una grande soddisfazione. Vedete Annemiek van Vleuten che sta dando indicazioni alle proprie compagne, sono impegnate nel massimo sforzo, ormai ci siamo, stanno andando a chiudere davanti, è tornata a tirare le fila Joëlle Noanville, la campionessa canadese. Poi abbiamo visto Mulman Peugeot, Sharon Love, Clara Kabenburg e Doris Schweitzer, sono davvero tutte lì. E con queste immagini invece con Moto1 siamo tornati davanti a seguire ancora l'azione di Jadzinska e Kowrik, ma adesso da queste immagini si vede chiaramente che anche la pedalata della polacca è diventata pesante. Si comincia a appesantire un po' la pedalata, ma insomma era naturale che sono da 85 km in fuga sempre all'attacco, si comincia a far sentire la fatica. E allora, adesso davvero sembra segnata la sorte di questa fuga, perché dietro stanno rimanendo molto molto rapidamente, immagini sempre assicurate dalla nostra Moto1 di Francesco Simola e Nazareno Agostini. Intanto vedete, non ci sta, Jadzinska sta cercando addirittura prova a rilanciare, di tentare tutto scatto per tutto con una fuga solitaria, e questo forse, non so, vediamo un po', forse io non l'avrei fatto, avrei aspettato un po', perché infatti sta rientrando l'atleta. Sì, praticamente ha buttato via dell'energia, insomma, anche se ovviamente sa che dietro stanno rimanendo molto forte e fa il possibile per scattare. Però attenzione, perché la tenacia di Anna Maria Kowrik, che vedete, anche se sembrava avere poche energie ancora da spendere, l'ha riportata ancora sulla ruota della polacca. E adesso dietro, lo ripeto, ce le segnalano, il gruppo ci viene segnalato a 15-18 secondi, eccolo qua prontamente inquadrato dalla nostra regista, con le immagini che ci vengono assicurate da Paolo Dominici e Massimo Saulini sulla Moto2. Adesso il gruppo si è allargato di nuovo nella gareggiata, questo è un momento che può favorire le due fuggitive, non c'è più la squadra della Navanna Vleuten, è un momento favorevole per le due attaccanti. E allora, davanti ci sono la polacca Malgorzata Jadziska, poi la rumena Anna Maria Kowrik, dietro nel gruppo tutta la Bigla, abbiamo visto praticamente davanti con la sudafricana Mulman Peugeot, e via via
le altre, no, Joanne Numanville, la campionessa canadese, la rumena tra l'altro non collabora più, quindi adesso le due attaccanti sono nella visuale del gruppo, non c'è più niente da fare. Da queste immagini siamo intanto ai meno 8 all'arrivo, da queste immagini avete visto sta per chiudersi la fuga che ha praticamente caratterizzato quasi tutta la giornata. Sono state in fuga davvero, vanno complimentate perché hanno fatto qualcosa come 70 km in solitario queste due atlete, ma vedete ormai il gruppo è arrivato a non più di 350 metri. Sì, è una grande prestazione, questo è un momento in cui il gruppo ancora non vuole riprendere le due fuggitive perché sarebbe molto più difficile controllare poi la situazione, che ci sarebbero altri attacchi e quindi per le squadre delle velociste sarebbe più difficile, e questo è un momento che per loro basta tenerle, per le inseguitrici, per il gruppo, tenerle nello spazio di 7-8 secondi per aspettare gli ultimi chilometri, gli ultimi 5 chilometri. E allora, sono lì, sono alle loro spalle, adesso davanti naturalmente stanno cercando di andare con un passo regolare perché sanno perfettamente appunto che la loro iniziativa è finita. Siamo, come dicevamo, Gigi, ai meno 6, adesso vedremo ancora quanto durerà, ma naturalmente solo per una questione statistica a valore quanto vi stiamo per dire, perché è ovvio che dal punto di vista della strategia questa fuga è in via di esaurimento. Vedete il gruppo che adesso sta occupando tutta la sede stradale, davanti sempre la bigla, ma naturalmente cominciano ad avanzare anche le atlete della Bols Dolmans e soprattutto della Rabolit. Sì, tra l'altro questo è stato un tratto in leggera salita, pendenza 2%, e anche la sfortuna delle due attaccanti di avere in questo momento il vento contrario, quindi dopo la grande fatica avere il vento in faccia diventa ancora più faticoso. Rispetto a ieri, dove teatro del cronoprologo iniziale è stato il centro di Lubiana, oggi si arriverà in questa cittadella degli affari, cittadella commerciale, che è il quartier generale della squadra slovena che partecipa alla BTCC City Lubiana. Siamo a circa 6 km dal centro, una realtà nuova, sorta da pochi anni, una realtà che naturalmente ha allargato anche proprio da un punto di vista plastico i confini della capitale slovena. Ma noi torniamo ancora a seguire perché vedete che davanti non mollano le due, Malgorzata Jaziska e Anna Maria Kovrig. La romena non dà più il cambio, è proprio tutta in riserva di carburante, non è che sta facendo la furba, proprio non riesce più a passare davanti, ha dato tutto quello che aveva l'ha dato. E adesso vediamo davanti anche le maglie gialle delle Cipollini, ovviamente in ma questa è previsione. Stata una mossa tattica, Pier Giorgio, sono andati in testa per cercare di rallentare l'antadura perché ancora c'è qualche piccola probabilità. Sì, questa è una Berlato, sì, stanno provando. È andato proprio in testa per cercare di rallentare un po', vediamo che cosa succede negli ultimi 5 chilometri, che sono sempre gli ultimi chilometri più pericolosi. Allora, eccola qua ancora Elena Berlato inquadrata in questo bel primo piano, tutto il gruppo compatto lì davanti, vedete l'atleta vicentina addirittura ha scelto, esatto, di mettersi in una corsia laterale molto ben segnalate, quindi al gruppo che adesso sta procedendo a velocità molto molto elevata, siamo intorno ai 50 km orari, vedete stanno avanzando anche tutte le altre, abbiamo visto con il dorsale 27 Amanda Spret della Orica, davanti vedete provano ancora a rilanciare, ammirevole questo tentativo di Malgorzata Jaziska che cerca di tenere e questo esiguo vantaggio. La romena resiste sempre perché sempre perde 10-20 metri, poi con la sua cadenza regolare riesce a chiudere sulla polacca, infatti adesso
aggancia la ruota e poi è lì passiva senza passare in testa. In questo sarebbe un momento importantissimo per la Magorzada, rifiatare un po', avere un cambio, basterebbe uno per dargli ancora maggiore impulso. Glielo sta chiedendo ma no, la rumena non ce la fa più, non è che sta facendo la fuga. Allora siamo in prossimità, ha corso con la massima lealtà, siamo proprio in prossimità dei meno 5, attenzione perché vedete il gruppo sta arrivando a velocità molto molto sostenuta. Questo è il momento dell'aggancio, finisce qua la fuga di giornata molto importante, perché lo ripetiamo, ha caratterizzato per i due terzi della tappa l'azione solitaria di Magorzata Jazizka e di Anna Maria Kovrig. Adesso, approfittando anche ancora di questo nuovo spartitraffico, Magorzata Jazizka cerca di alimentare la propria azione, ma ormai il gruppo è tornato compatto e siamo adesso ai meno 4500 metri e qua Gigi. Ma sono sorpreso, io non ho ancora visto la Vigol Honda, la squadra di Giorgia Bronzini, che ritengo la grande favorita in testa al gruppo, quindi ancora sono lì passive, quindi una cosa un po' anomala. Allora attenzione, perché intanto si susseguono tentativi e questo è quello di Silvia Valsecchi, dell'italiana Silvia Valsecchi della B-Pink, dorsale 157, ha provato a sorprendere in contropiede il resto del gruppo, è partita praticamente dopo qualche schermaglia, mentre abbiamo visto Magorzata Jazizka che continuava a provarci sulla parte sinistra della sede stradale. A destra invece è scattata Silvia Valsecchi ha racimolato 4-5 secondi, adesso sta dando fondo a tutte le sue doti di passista e vediamo se sarà capace di sorprendere il gruppo in questa parte conclusiva della tappa. C'è un atleta molto forte sul passo, 32enne lombarda, è un attacco a sorpresa questo, ha guadagnato circa 150 metri. Sta tentando il tutto per tutto, anche perché il gruppo ancora non è andata a nessuna squadra in testa per imporre quel ritmo fortissimo, momento favorevole alla lombarda. E allora la formazione di Walter Zini cerca di piazzare questo colpo a sorpresa con Silvia Valsecchi, dorsale 157, eccola qua ancora inquadrata in questa sua azione, vedete continua in solitaria la portacolori della B-Pink classica. Adesso stiamo praticamente lambendo il centro di Lubiana, poi ci sarà appunto la possibilità ancora di una svolta a sinistra per entrare in questa nuova cittadella che hanno costruito da pochi anni, appunto il centro degli affari BTC City, che è la squadra anche che partecipa a questo giro rosa. Tanto con Moto2 siamo in coda al gruppo, vedete il gruppo adesso è molto allungato, ma Silvia Valsecchi ancora riesce a conservare un po' di vantaggio. Sì, adesso a 60-70 metri continua la sua azione, non sta spingendo più quel rapporto durissimo che ha spinto all'inizio dell'attacco, non si volta, questa è una cosa importante, perché quando gli atleti che si voltano continuamente a controllare gli inseguitori perdono tantissimo tempo. Questa è l'unica volta che si è voltata. A vedere la situazione, curva a sinistra per l'atleta Silvia Valsecchi. Radio Cosa ce la dà a 8 secondi di vantaggio rispetto al resto del gruppo. Adesso magari vedremo se il gioco di telecamere, delle nostre due telecamere mobili, quelle azionate da Francesco Simula e Paolo Dominici, ci darà la possibilità di capire anche dal punto di vista proprio davvero visivo quanto saranno il vantaggio. Intanto 5 km all'arrivo, sì, abbiamo visto la segnalazione che c'era arrivata da Radio Corsa, era sbagliata, perché sono ancora tanti, quindi a 5 km ci avevano dato l'aggancio esatto. Il gruppo delle fuggitive poco male, insomma 5 km, quindi il gruppo per quello sta lasciando ancora un paio di chilometri di differenza, però attenzione, sta controllando la fuga. Ecco, da questo momento per lei sarà molto difficile, perché comincia a accusare anche la fatica di questo attacco nella parte finale. E allora Silvia Valsecchi insiste in questa sua azione, 7-8 secondi di vantaggio per lei, sta cercando di alimentare, vedete siamo a non più di 300 metri per quel che riguarda il suo vantaggio, ancora una curva ampia verso destra,
ormai sta entrando nella zona di questa cittadella che ospiterà la conclusione di questa prima tappa in linea, lo ricordiamo, la Kamnik-Ljubljana di 101 km, una tappa con un solo GPM che abbiamo visto senza grosse difficoltà, quindi una tappa per ruote veloci. Adesso vedete ancora un 150-200 metri il vantaggio di Silvia Valsecchi, ma dietro il gruppo sta rimanendo molto forte anche in questo caso. Gigi, credo che sarà difficile che la lasceranno andare. Sembra come la stanno controllando, aspettano proprio gli ultimi 2-3 chilometri che sono i chilometri più importanti, però da ammirare, una grande azione, qui ha dimostrato di essere una grande passista, un atleta in grandissime condizioni, sono sicuro che rivedremo all'attacco anche le prossime tappe. Allora, siamo in questo momento su Rosca Cesta, la grande via di comunicazione che poi ci condurrà fino a Kajuva Cesta con l'ultima curva a destra per mettere il gruppo in Ameriska Cesta, che è la strada, la via dove ci sarà il traguardo, dove le atlete andranno a disputarsi la vittoria di giornata. E allora, eccole qua, tutte quante schierate, schieratissime lì davanti. Ci sono più treni, ma nessun treno riesce a imporre un ritmo altissimo per mettersi in fila indiana, quindi le forze sono un po' pari in questo momento da parte delle inseguitrici. E allora, con Moto2 vediamo quello che succede in fondo al gruppo, davvero... Queste sono tagliate fuori. Ovviamente, in questa... Quindi, sì. In questa fase ben altra attività si vede lì davanti. Vedete, adesso finalmente la Gigi cominciano ad avanzare, no, anche questo è un segnale importante perché Rabo in terza Live. Posizione proprio l'uscita di ieri e in seconda in classifica da vista, potrebbe succedere qualcosa per quanto riguarda la classifica. E allora, davanti avete visto il treno Rabo-Liv, sta avanzando anche la campionessa del mondo, sta cercando di mettersi in posizione per Pauline Ferrand-Prévot, torna la Bigla a dare il cambio, abbiamo visto nelle prime posizioni anche la maglia rosa di Annemiek van Vleuten. Poi la campionessa canadese, ancora la campionessa canadese della Bigla, che sta cercando di pilotare senza troppi problemi Annemiek van Vleuten, si tratta di Joëlle Noanville ancora davanti, l'abbiamo vista in questi ultimi 20-25 km lavorare molto per la sua capitana. Sì, ma infatti stanno dando tutto per tutto proprio per portare le proprie capitane della squadra nelle posizioni migliori, soprattutto le atlete più veloci della squadra. Ora in fila indiana, qui veramente la velocità è intorno ai 50 km orari, siamo a pochissimo dall'arrivo, infatti il gruppo adesso non è più allargato tutto nella gareggiata, ci sono tre atlete in testa allargate, le altre dietro, è un momento questo decisivo per la volata. E allora sempre Noanville davanti, le ma posizioni. Stanno cercando di avanzare un po' tutte, Lucinda Brand, tutte le altre favorite, adesso anche la Bols Dolmans sta venendo fuori per cercare di andare a conquistare la migliore posizione possibile in maglia bianca, la campionessa del mondo Pauline Ferrand-Prévot, insomma questo è il segnale che i giochi stanno per essere fatti. Sì, ma anche questo è il segnale che la Ferrand-Prévot è in testa proprio per evitare le cadute, perché questi sono i chilometri più pericolosi, anche se in caso di caduta negli ultimi 3 chilometri la corsa viene neutralizzata e verrà assegnata alle atlete coinvolte nella caduta allo stesso tempo della vincitrice. E allora Shara Gillow, Roxanne Knetman anche nelle primissime posizioni, Pauline Ferrand-Prévot cerca di tenersi fuori, eccola qua la Flamme Rouge, adesso andiamo a vedere come cercheranno di posizionarsi nel miglior modo possibile tutte le possibili atlete che aspirano ad un successo di questa tappa parziale. Abbiamo visto la curva verso destra e adesso lo stradone che immetterà poi qua in Ameriska
la via conclusiva Ameriska Ulica per andarsi a disputare il traguardo. E allora Lucinda Brand davanti, abbiamo visto insieme a Pauline Ferrand-Prévot, eccola lì, ma attenzione perché stanno avanzando anche le due della Velocioram, Tiffany Cromwell e Barbara Guarischi, la nostra Barbara Guarischi davanti, ruota veloce anche lei con buonissime aspirazioni per questa tappa. Entro in azione le nostre telecamere fisse, è un gioco ormai tra Velocioram e Raboliv, almeno così davanti vediamo Lucinda Brand. Attenzione, Lucinda Brand cerca di entrare per prima in questa ultima curva, eccola lì che sta lanciando lo sprint Lucinda Brand, Barbara Guarischi con Tiffany Cromwell che la sta pilotando molto molto bene, vediamo anche il tricolore di Elena Cecchini, Lucinda Brand davanti, attenzione però avanza la nostra Barbara Guarischi, Barbara Guarischi che riesce a strappare la vittoria, Lucinda Brand dietro a Tiffany Cromwell. Queste sono le prime tre, Guarischi, Brand, Cromwell, poi Elena Cecchini in quarta posizione, poi Macai, ma ancora tanta Italia, Gigi con Bronzini, Cucinotta, Stricker e Trevisi dalla sesta alla decima posizione. Rivediamo questo sprint. Allora, Lucinda Brand è davanti, ma vedete, bravissima è la nostra Barbara Guarischi che riesce a trovare la linea migliore, vedete anche Tiffany Cromwell che aveva fatto il lavoro più importante pilotando Barbara Guarischi e andare ad esultare, e subito dietro abbiamo visto Elena Cecchini che aveva preso la ruota di Barbara Guarischi per cercare di fare il colpo conclusivo. Questo grande, è il podio. Una grande vittoria dell'atleta bergamasca, 24 anni, la prima vittoria al Giro Rosa, quindi una grandissima prestazione. E allora adesso andiamo ad ascoltare la vincitrice, terza vittoria in carriera per lei, Barbara Guarischi. Sinceramente da due mesi che ci penso a queste prime tappe del Giro e volevo vincere, volevo, adesso non so, penso di aver preso anche la maglia rosa, no? Ok, per niente, però comunque volevo vincere, volevo partire bene, l'ho cercata tutto l'anno, forse un po' troppo e per questo non era ancora arrivata. Oggi la squadra è stata veramente grande, come da gennaio fino qua, ogni gara che abbiamo fatto abbiamo corso veramente alla grande. E la mia ultima donna, perché siamo nelle donne, è stata Elena, oggi, che ha fatto un lavoro incredibile. Avevo a mia ruota Tiffany, e essendo anche lei in classifica era giusto che prendesse secondi. E abbiamo provato e abbiamo fatto veramente un lavoro incredibile e un urlo di gioia che per tutti loro, per i sacrifici che fanno. Allora, vittoria di Barbara Guarischi, ma la maglia rosa è di Lucinda Brand per effetto degli abbuoni, seconda ieri alle spalle di Annemiek van Vleuten, seconda oggi, e quindi questa è la nuova classifica generale. La Guarischi è seconda a 4 secondi da Lucinda Brand, poi Tiffany Cromwell e poi via via tutte le altre. Brand, allora ricapitolando, Lucinda Brand, Guarischi, Annemiek van Vleuten in terza posizione, Roxane Kretemann in quarta. Gigi, siamo arrivati in fondo per questo secondo appuntamento con il Giro Rosa. A me non resta che salutarvi e lasciarti un ultimo telegramma. Sì, direi aspettiamo la rivincita della tappa di domani di Giorgia Bronzini, grande attesa. Oggi invece non ha partecipato alla volata, perciò ha partecipato ma ha ottenuto soltanto un piazzamento. È tutto, la linea torna alla rete.